Mannaggia la miseria, guarda, è troppo forte. Chi chiamiamo? Quel calciatore, chi è quel calciatore? Ma glielo ho offeso? No, Gardini incazzato. E che dici? Vi offro 10.000 euro se mi riportate il telefonino. Plus 10.000 euro per un telefonino che a malapena ne vale 1.000. No, c'è qualcosa sotto. No, c'è qualcosa dentro. Ma sì, sei un genio, scusa, e tu dove li tieni i segreti nascosti nel telefonino? L'ultimo segreto avevo 15 anni quando spiavo mia zia sotto la doccia. Non dico quelli, dico i PIN, le password. E poi su, squadra, tua zia, quella che è diventata un'installazione. Ma non ci fa pensare, ma tu non sai come stava messa. Non c'ho un contatto finto, un certo Gino con la Picchioni, che è un mio compagno delle medie che è morto. No. Che? Rita Levi Montalcini. No. Avrò il contatto della Montalcini. Guarda, se c'hai ragione, il nome, l'atte te lo faccio passare. Ma scusa, ma chi sono questi numeri? Sono come dei prefissi. Ma quali prefissi? Isole Cayman. Questi sono conti cifrati. Quando vuoi portare i capitali all'estero, nelle banche serie, non quelle dove tu c'è la prepagata, ti danno un numeretto come in rosticceria. Sono conti al portatore. Tu porti il numeretto e i soldi sono tuoi. Sus, ma tu come fai a sapere tutte queste cose? Vista su un documentario. Ah, io non le guardo mai, cambia solo. Vedete. Insomma, hai capito quanto evade sto Gardini? Ivan, noi abbiamo il dovere di denunciare, di vendicare il fisco italiano. No, non ci pensare proprio. Sono comunque soldi suoi. Evasi, ma sono i suoi. Sì, però divertiamoci ancora un po' col telefonino. Dai, se lui va ai carabinieri, noi diamo la guardia finale. Sono un palacetto.